Parleremo di allenamento, in particolare vediamo quali sono gli errori più comuni che vengono commessi prima dell'allenamento, durante l'allenamento, dopo l'allenamento. Allora, sicuramente uno degli errori più grandi, signore mie, che viene commesso è quello di richiedere di voler cambiare ogni volta gli esercizi. Quindi, perché cambiare esercizi troppo spesso è un errore? Sembra che molti abbiano adottato l'idea che per sorprendere il muscolo si debba cambiare la routine di allenamento ad ogni sessione. Sebbene la variazione sia essenziale nel lungo periodo, farlo troppo frequentemente ostacola i tuoi progressi. Cioè, che significa questa slide? Purtroppo c'è la credenza comune che ogni volta che ci si allena, ogni mese, ogni settimana che ci si allena, bisogna in qualche modo cambiare l'esercizio perché si pensa, questa è una credenza comune ed è una cosa falsa, ok? È un falso mito. Si pensa che più si cambiano gli esercizi, più il muscolo viene stimolato. In realtà, signore mie, vi posso assicurare, cioè se voi veniste qui a Dubai, nella palestra dove mi alleno ormai da più di 2 anni, se voi veniste qui e chiedeste alle persone che si allenano in sala pesi e che quindi mi conoscono da più di 2 anni, ma Federica, quanto cambia esercizi? Ogni quanto li cambia? Loro vi direbbero: Federica fa sempre gli stessi esercizi, fa sempre l'hip thrust, fa sempre gli affondi, fa sempre la scalciata, fa sempre il ponte glutei, fa sempre lo step up, fa sempre gli stessi esercizi. Perché vi sto dicendo questo? Perché purtroppo, purtroppo, tra i tanti falsi miti che circolano, ok, sul web, c'è anche questo appunto che cambiare esercizio uguale stimolo diversamente il muscolo. In realtà, lo stimolo allenante non deriva da un esercizio diverso, ma deriva dall'intensità con cui svolgete quell'esercizio, dai carichi che aumentano progressivamente. Quindi non serve cambiare esercizi ogni settimana, ogni 30 giorni, perché se voi date il massimo durante gli allenamenti, vi allenate bene, seguite bene quelle che sono le direttive che noi vi diamo, anche se voi eseguite sempre lo stesso esercizio, con un'intensità diversa, con un carico diverso, eccetera, eccetera, il muscolo cresce comunque, avete comunque dei miglioramenti. Io sono quasi 10 anni che mi alleno e credetemi, gli esercizi sono sempre quelli. È ovvio, possono cambiare nel senso che un giorno, o meglio, per un mesociclo, il mesociclo è 30 giorni di allenamento, per capirci, la scheda, tra virgolette, ok? Per magari un ciclo di allenamento utilizzo l'hip thrust, poi magari sostituisco l'hip thrust con l'hip thrust a gamba singola, sto facendo degli esempi, ma il movimento, capite bene che è sempre quello, quindi posso variare con gli esercizi, ma non ogni settimana. Non serve cambiare gli esercizi ogni settimana, ok? E capirete il perché continuando a seguire questa diretta. Quindi la variazione va bene modificare gli esercizi, cambiare, anziché fare l'alzata laterale con due braccia, la facciamo monoarto. Quindi invece di svolgere le alzate laterali così, quindi doppie con tutte e due le braccia, la eseguiamo lateralmente con un braccio. Va bene effettuare queste variazioni perché sul lungo periodo ci portano ad avere dei miglioramenti, ma se ogni seduta di allenamento vi allenate con esercizi diversi, voi non otterrete mai nessun tipo di risultato. E adesso vediamo il perché, perché ovviamente tutto quello che io vi dirò è supportato da quelli che sono i principi dell'allenamento. L'allenamento, ma quello vero, quello FESPA, non l'allenamentino ormonale, l'allenamentino che vi danno in palestra che non ha né capo né coda, come si dice dalle mie parti. L'allenamento, quello vero, quello firmato FESPA, l'allenamento, quello scientifico, ha dei principi che devono essere rispettati. E quindi vediamo quali sono questi principi fondamentali dell'allenamento. Innanzitutto abbiamo l'adattamento.
Infatti, ogni volta che sottoponiamo il nostro corpo ad uno stress, come un esercizio, esso cerca di adattarsi. Se ci alleniamo regolarmente con lo stesso esercizio, il nostro corpo si adatta, diventando più forte ed efficiente in quel movimento specifico. Se invece, al contrario, noi cambiamo continuamente, succede, signore mie, che il nostro corpo non ha il tempo sufficiente per completare questo processo di adattamento. Allora, voi dovete sapere che l'allenamento non è banalmente metto insieme due esercizi, faccio due movimenti, basta. Cioè non è questo, ok? Anche se avete delle limitazioni fisiche gravi, ok? Quindi non potete magari piegarvi sulle ginocchia, effettuare uno squat completo, effettuare un piegamento completo, effettuare un hip thrust, ok? Anche se avete delle limitazioni fisiche, signore mie, quando voi vi allenate dovete allenarvi bene, cioè non è che voi fate allenamento, fate così e avete fatto, perché questo non è allenamento, ok? E, allenarsi come le pazze in modo veloce senza avere il controllo del gesto motorio non è allenamento. Se io faccio questo non sto controllando il movimento, rischio di farmi male perché ovviamente sto sottoponendo la mia spalla, la mia articolazione ad uno sforzo, ad uno stress, sto facendo male il movimento, ok? Quindi quando voi vi allenate dovete allenarvi bene, avete pochi esercizi, vi allenate per poco tempo perché tanto non serve allenarsi per ore e ore e ore e ore, ma dovete farlo bene. E che cosa significa questa slide? Significa che l'allenamento, per quanto possa essere magari semplice e non estenuante come gli allenamenti FESPA, l'allenamento in generale, ok, è uno stress per il nostro corpo, cioè quando noi ci alleniamo andiamo a stimolare il nostro sistema nervoso, quindi è uno stress, andiamo a rompere le fibre muscolari ed è uno stress per il nostro corpo, la rottura delle fibre muscolari che poi devono essere riparate, eccetera, eccetera. Quindi quando noi ci alleniamo sottoponiamo il nostro corpo ad uno stress, ok? Cosa succede? Che allenamento dopo allenamento, nel momento in cui noi continuiamo a svolgere quegli esercizi che abbiamo all'interno del nostro protocollo, il nostro corpo si adatta, quindi diventa più forte e soprattutto diventa molto più efficiente, molto più confident con quel movimento. All'inizio, quando voi iniziate ad allenarvi e dovete imparare nuovi movimenti, ovviamente, signore mie, è difficile all'inizio, ok? Può richiedervi un po' più di sforzo e un po' più di fatica fisica, perché non siete abituate, il vostro corpo non è in quella fase di adattamento, non conosce ancora l'esecuzione corretta dell'esercizio e quindi ovviamente imparare un gesto motorio vi fa avere più fatica. Questo che cosa significa? Che se noi cambiamo esercizio ogni settimana o cambiamo esercizio ogni 2 settimane, ogni 3 settimane, capite che il corpo non ha il tempo sufficiente per completare questo processo di adattamento, che è un processo necessario per migliorare, per progredire, come si dice quando parliamo di allenamento, perché viene a mancare il principio dell'adattamento. Comunque, la specificità. Allora, la specificità è il secondo principio di ciò che riguarda l'allenamento e questo principio sostiene che i guadagni in forza o resistenza sono specifici per l'attività praticata. In altre parole, per diventare bravi in un determinato esercizio è essenziale praticarlo con costanza. Saltare da un esercizio all'altro impedisce al corpo di specializzarsi. Quando noi iniziamo ad allenarci, anche un movimento banale come potrebbe essere uno squat, lo squat, se non lo sapete, adesso entriamo un po' più nell'ambito della pedagogia in realtà e della fisiologia, però vabbè, lo squat, per esempio, cioè il movimento di sedersi sul bagno o di sedersi sulla sedia, ok? Lo squat, più o meno, il movimento è quello. È un movimento che dovete sapere che tutti i bambini hanno in modo innato.
perché quando noi siamo piccoli siamo dotati di una flessibilità e di una mobilità che fa paura. Cioè, se voi vedete un bambino di 3 anni, il bambino di 3 anni salta, ruota, si spezza in due, si abbassa, si alza, salta, fa la capriola indietro, sembra un bambino di gomma. Andando avanti con l'età, se non alleniamo la flessibilità, la mobilità articolare, che è importantissimo allenare sia la flessibilità che la mobilità, perché purtroppo con l'età noi perdiamo questa capacità che abbiamo di essere flessibili e mobili, succede che ci dimentichiamo, perdiamo, per esempio, il movimento dello squat. Un movimento semplice come lo squat, perché da bambini noi sappiamo fare lo squat, sappiamo accovacciarci a terra, ok? Quando poi cresciamo e magari abbiamo perso la flessibilità e la mobilità articolare, dobbiamo allenarci nuovamente ad avere flessibilità, mobilità del bacino, delle anche, della caviglia soprattutto, per fare quel determinato movimento, ok? Quindi che cosa succede? Che io, se voglio allenare lo squat e voglio diventare brava in quel determinato esercizio, anche se può sembrare un esercizio semplice, devo diventare brava nel praticare quell'esercizio, quel movimento, e devo diventare brava nel farlo mio quel movimento, affinché nel momento in cui io vado a migliorare in allenamento, vado a aggiungere nuovi carichi, incremento l'intensità dell'allenamento, incremento il volume allenante, quel movimento mi costa meno fatica, ma ho dei risultati che sono migliori. Questo mi porta ad avere risultati. Recupero. Non si può sottolineare abbastanza l'importanza del recupero. Ogni volta che alleniamo un gruppo muscolare, causiamo delle micro lacerazioni, come vi dicevo prima. L'allenamento per noi è uno stress per il nostro corpo. Il nostro corpo percepisce l'allenamento come uno stress e, cambiando costantemente gli esercizi, si rischia di sovraccaricare determinati muscoli e di non dare loro il tempo adeguato per ripararsi e crescere. Progressione, questo è uno dei principi più importanti. Uno degli aspetti fondamentali per garantire progressi costanti è la capacità di monitorare ed aumentare progressivamente l'intensità. Cambiando costantemente gli esercizi, diventa un'impresa difficile tracciare questi progressi, rendendo complicato sapere dove stiamo andando. Allora, anziché focalizzarvi sul cambio dell'esercizio, che, come vi ho detto prima, può avvenire perché ovviamente si possono inserire delle varianti, si può giocare con diverse esecuzioni dello stesso esercizio, per esempio lo squat abbiamo la pressa per chi si allena in palestra, la leg press, il movimento è lo stesso dello squat, abbiamo lo squat con bilanciere, lo squat al multipower, lo squat con i manubri, lo squat alla pressa, abbiamo l'affondo è simile ad uno squat, quindi abbiamo degli esercizi complementari, abbiamo degli esercizi, delle varianti di quello stesso esercizio, e va bene variare, ma dobbiamo focalizzarci sulla progressione del carico e ovviamente sulle strategie di allenamento, quindi sul variare l'intensità. Ovviamente tutte queste cose ce la vediamo noi, non è che voi dovete pensare a come modificare la vostra strategia di allenamento, perché a quello ci pensiamo noi. Ora vediamo quali sono gli errori che vengono commessi prima dell'allenamento, perché sì, ci sono degli errori, signore mie, che vengono commessi prima dell'allenamento. Sicuramente uno degli errori più comuni è la mancanza di riscaldamento. Saltare il riscaldamento può aumentare il rischio di infortuni e rendere l'allenamento meno efficace. È essenziale preparare il corpo con esercizi di mobilità e stretching attivo, non stretching passivo, sono due cose diverse. Lo stretching dinamico, più che attivo, lo stretching dinamico. Dovete sapere, signore mie, che se voi vi recate in una palestra, e questo non lo dico perché voglio parlare male degli istruttori di sala o voglio parlare male dei personal trainer, quello che è, però purtroppo voi dovete sapere che quando voi andate in una palestra non vi fanno mai fare mobilità e stretching. Io mobilità e stretching, ok? Mobilità e stretching sono routine che ho inserito dopo molti anni.
sia perché nessuno mai in palestra mi aveva detto guarda che è importante lavorare sulla mobilità articolare e sulla flessibilità per evitare di avere infortuni, perché se non siete mobili vi fate male. Cioè se voi fate uno squat ma non avete mobilità delle anche, non avete mobilità della caviglia, voi vi fate male la schiena, perché andate a compensare, ok? Utilizzando altri muscoli che non dovete utilizzare. Ok, cioè se io non ho mobilità delle caviglie e non ho mobilità delle anche e devo fare uno squat, succede che vado a compensare con la zona lombare, vado a compensare con le ginocchia, quindi mi faccio male nel lungo periodo. Va bene che magari lo faccio a corpo libero, ma farlo oggi sbagliato, domani sbagliato, dopodomani sbagliato, dopodomani ancora sbagliato. Signore mie, io mi distruggo la schiena, arrivo a 50 anni che la mia schiena mi dice... Bella mia, ti è piaciuto a fa squat, ti è piaciuto ad allenarti male, e mo pedala. Quindi mancanza di riscaldamento. Idratazione inadeguata. L'acqua è fondamentale per le prestazioni. Non idratarsi adeguatamente prima di un allenamento può portare a crampi e affaticamento precoce. I crampi li potete avere sia durante l'allenamento sia dopo l'allenamento se non vi idratate correttamente. Durante l'allenamento ci sono ovviamente altri errori che si possono commettere, come quello di utilizzare una tecnica errata. E utilizzare una tecnica errata non solo riduce l'efficacia dell'esercizio, ma aumenta anche il rischio di infortuni. Oppure un'eccessiva focalizzazione su un singolo gruppo muscolare. Questo ovviamente porta ad avere, a trascurare in qualche modo altri gruppi muscolari e può portare ad avere dei squilibri a livello muscolare. Perché avere le gambe allenate, ma sopra avere le braccia flaccide, non è ideale, oltre al fatto che poi ci causa degli squilibri muscolari, ok? Siamo deboli sopra e forti sotto, non va bene. Usare carichi eccessivi, sollevare pesi troppo pesanti senza avere una padronanza, questo scritto in maiuscolo, dell'esercizio e del carico allenante può causare infortuni e sovraccarichi. Allora, premessa, quando vi allenate, prima vi ho detto che l'allenamento segue un overload, cioè una progressione del carico allenante, ok? Quindi non dovete aver paura se vi allenate in palestra o se avete disponibilità a casa, non dovete aver paura di incrementare il carico allenante, ok? Però che cosa succede? Che voi non potete sollevare 50 kg di squat se non avete appreso bene l'esecuzione di quel movimento. Perché se con il vostro peso corporeo limitate i danni, se lo eseguite male, vi fate sempre male, però limitate i danni, se voi eseguite male uno squat con 50 kg perché dovete sollevare ma non badate all'esecuzione del movimento, voi vi distruggete la schiena. Cioè voi vi fate uscire delle ernie così, rischiate di farvi male sul serio. Quindi quando ci si allena, signore mie, soprattutto per quelle donne che si allenano in palestra e devono far vedere alle altre donne che loro sono più forti, signore mie, quando vi allenate dovete mettere l'ego da parte. Voi vi dovete allenare bene, dovete incrementare i carichi, ma prima dovete imparare ad eseguire il movimento in modo corretto. Perché altrimenti vi fate solo male. E non è poi l'allenamento che vi fa male, ma siete voi che state sbagliando l'allenamento e per questioni di ego pensate a caricare a caso. Vediamo invece quali sono gli errori che si possono commettere dopo l'allenamento. Non idratarsi o non alimentarsi. Quindi sappiate che dopo l'allenamento il nostro corpo ha bisogno di acqua e nutrienti per recuperare, anche perché nel momento in cui... Quando voi vi allenate, abbiamo detto che c'è una rottura delle fibre muscolari. Più che rottura ci sono delle micro lesioni, perché ovviamente se noi andiamo a stimolare il muscolo, ok, eseguiamo una contrazione muscolare, la contrazione, se la volete sentire, fate questo esercizio. Posizionatevi così, con il braccio lungo i fianchi, ok? Io lo posiziono qui per farvi vedere, ok? Vi faccio capire la contrazione muscolare. Posizionate il braccio lungo i fianchi ed eseguite un curl bicipiti, quindi fate finta di stringere un manubrio o una bottiglia qui nel palmo della vostra mano, spingete verso l'alto. Fermatevi qui, non dovete fare questo, ok? Non è questo, no, perché perdete la contrazione. La contrazione è persa qui,
ok, la contrazione, io mi fermo qui, qui, ok? Questa è la contrazione muscolare. Se voi toccate, bello, sentite il muscolo del bicipite che è bello duro, ok? Questa contrazione, questo movimento che io faccio con il peso, con la bottiglia d'acqua, con il manubrio, con uno zaino, qualsiasi sia l'oggetto esterno che utilizziamo, va a causare delle micro lesioni. Queste micro lesioni, signore mie, devono in qualche modo trovare la forza per ripararsi. E dove la trovano la forza, secondo voi? Dal cibo. Quindi, dopo l'allenamento, non dico che dovete finire l'allenamento e dovete mangiare, ok? Non è che voi finite l'allenamento, tutto quello che avete sentito dire sul post-workout, che dovete mangiare entro 5 minuti, se no la finestra anabolica, tutte quelle stronzate lì, perdonatemi, non sono vere. Però dopo l'allenamento, preferibilmente in un range di 2-3 ore, ok? Quindi cercate di consumare un pasto che contenga carboidrati, grassi e proteine, ok? Quindi se vi allenate, per esempio, alle 9 del mattino, cercate entro mezzogiorno, l'una, di effettuare un pasto e ovviamente di bere, perché il vostro muscolo ha fame. Ok? E ricordatevi che maggiormente più vi allenate bene, più seguite gli allenamenti FESPA, più vi concentrate durante l'allenamento, maggiori saranno le lesioni, le microfratture, sì, ci fratturiamo tutto il corpo, ci spappoliamo, maggiori saranno le micro lesioni del muscolo, maggiore sarà l'aumento della massa muscolare. E potete mangiare anche di più, perché quando voi incrementate il tono muscolare, quindi il vostro muscolo cresce, il vostro muscolo ha fame. Quindi che cosa succede? Che quando voi poi mangiate, i nutrienti, anziché essere direzionati verso il tessuto adiposo, quindi verso il grasso, vanno nei vostri muscoli, perché il vostro muscolo è affamato, deve ripararsi da queste micro lesioni. E come si fa a riparare? Ha bisogno di cibo. Quindi mi raccomando, è importante non solo allenarsi, io ve lo dirò fino alla nausea, vi dirò che dovete allenarvi e non dovete rimandare l'allenamento, ok? Mangiate, cercate di assumere, di fare un pasto completo nel post-workout entro 3 ore più o meno dall'allenamento, cercate di mangiare qualcosina, ok? E di idratatevi costantemente. Un altro errore che viene commesso nel post-workout è quello di non dormire abbastanza. Dovete sapere che il sonno è fondamentale per il nostro corpo. Quando noi dormiamo, il corpo si ripara e si rigenera. E non dormire abbastanza può ostacolare il recupero e limitare quelli che sono i progressi fisici. Quindi ricordare questi errori e cercare di evitarli può fare una grande differenza nella qualità degli allenamenti, nei risultati ottenuti, ma soprattutto nella prevenzione degli infortuni.